Come vedi, è stato fatto un lavoro ben pulito da parte dell'installatore, quindi ci sono pochi intrecci di tubazioni, sono state isolate, non del tutto perché siamo in fase di collaudo, quindi è bene non isolare tutto per capire se ci sono perdite di acqua ed intervenire. Una volta verificato che non ci sono perdite, a sto punto sarà tutto isolato, anche perché in raffrescamento ogni minimo particolare potrebbe creare condensa e quindi acqua sul pavimento. Qui c'è anche un'ulteriore accortezza, l'inversione di ciclo, ovvero con questo sistema di valvole è possibile riscaldare l'acqua d'inverno in maniera differente dal raffrescamento d'estate. Mi spiego meglio. Questa è la mandata della pompa di calore. D'inverno l'acqua calda entra nella parte alta e esce nella parte fredda e ritorna poi in macchina. Invertendo le valvole cosa succede? L'acqua fredda d'estate, anziché andare nella parte alta del puffer, va nella parte bassa del puffer e poi ritorna in macchina in questo verso. Perché è stato fatto questa inversione del ciclo? Perché sappiamo bene che l'acqua calda stratifica, quindi d'estate, quando questo accumulo è a 15 gradi, avrò acqua leggermente più calda sopra e più fredda sotto. Siccome devo prelevare l'acqua più fredda possibile per l'impianto, vado a pescare da sotto, quindi ci sarà anche un'inversione verso l'impianto, dove troverò l'acqua più fredda disponibile. Poi qui abbiamo l'altra parte di impianto che va a lavorare sull'acqua di falda. Questo è uno scambiatore a piastre che fa da separatore tra la pompa di calore e il pozzo in giardino. Quindi la macchina lavora su questo scambiatore che in caso di intasamento, di rottura, si rompe solo questo e non si rompe tutta la macchina. E poi di qua invece abbiamo tutta la parte del pozzo con l'elettrovalvola che si apre quando facciamo girare l'acqua del pozzo, il misuratore di portata, quindi un flussometro per vedere quanti litri passano, ci vogliono 40-50 litri al minuto. E abbiamo anche il filtro, ovviamente questa è la mandata dal pozzo, il filtro che va a pulire le impurità che potrebbero essere sabbia, fango e quant'altro presenti nell'acqua. Il cliente ha voluto anche mettere un contatore di acqua per vedere quanta acqua consuma dal pozzo, una cosa molto interessante che costa qualche decina di euro. Da questa parte invece abbiamo la pompa di calore per acqua calda sanitaria, quindi una macchina dedicata che consuma 440 watt. Perché due pompe separate? È meglio? È peggio? Non ci sono vantaggi tecnici per scegliere due pompe separate. Averne una che fa entrambe o averne due ha i pro e i contro. Quali sono i vantaggi di avere due macchine separate? Beh, intanto l'assorbimento elettrico, perché quando ho bisogno di acqua calda sanitaria assorbo solo 440 watt, mentre quando vado in riscaldamento assorbo circa 2 kW a 2 kW e mezzo in questo caso. Un altro vantaggio è in caso di anomalia, perché difficilmente si rompono entrambe, quindi se si rompe la pompa di calore per acqua calda, almeno ho riscaldamento, se si rompe quella del riscaldamento, almeno ho quella per acqua calda, per quel tempo minimo necessario per poter intervenire e risolvere il problema. Ovviamente una soluzione con due pompe di calore è leggermente più costosa. D'altro canto, avere una sola macchina significa avere una sola manutenzione e significa avere meno probabilità di rottura, perché ho solo un componente che potrebbe rompersi. Quindi a rigor di logica non c'è un vero impianto ideale, il migliore in assoluto, ma è un impianto creato su misura delle tue esigenze. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. E se hai domande specifiche per il tuo caso, vai nella descrizione del video dove troverai link utili alle tue richieste.